Non è detto che una montagna, per essere imponente e grande, sia anche alta in termini di misure assolute. Ciò che conta è quanto è alta la montagna dalla base alla cima. Per capire meglio, guarda questo video. Il Monte Bianco, ad esempio, si erge da circa 1500 metri fino a quasi 5000, con una differenza di 3000 metri di altitudine. Risulta quindi una montagna imponente. Successivamente abbiamo il Jungfrau, in Svizzera, che parte da circa 1000 metri, per arrivare a 4200 metri, con una differenza che tocca e supera ampiamente i 3100 metri di dislivello diretto. Abbiamo poi Monte Fuji, in Giappone, un vulcano di 3770 metri. Le sue pareti cominciano a innalzarsi da circa 500 metri, creando una differenza di circa 3300 metri. Il Nansha Barwa si trova in Tibet, è un'imponente montagna di quasi 7800 metri. Genera un promontorio di circa 3600 metri di altezza. Abbiamo poi il Kilimangiaro, che comincia a ergersi in maniera prepotente da circa 2000 metri, fino alla cima di quasi 6000 metri, ovvero 3800 metri di montagna vera. Non poteva che mancare l'Everest. La parete nord si erge da circa 5000 metri, fino agli 8848 metri, ovvero 3800 metri di parete quasi diretta. Il Monte Denali per molti è considerato la montagna più grande del mondo. Le sue pareti superano i 4000 metri. Abbiamo poi Monte Rakaposhi, di 7700 e rotti metri. Anche lui si erge da una base abbastanza bassa, stile alpina, intorno ai 1500-2000 metri, generando una differenza di 4500 metri. Ma al primo posto abbiamo Nanga Parbat. La parete Rupal o Rupal Face è in assoluto considerata la più grande parete al mondo ed è alta quasi 5000 metri. Pochi l'hanno scalata e ci vogliono parecchi giorni per farlo. Ora vediamo una comparazione di tutte le montagne più importanti al mondo in ordine di grandezza. Thank you.
Diamo ora un'occhiata alle montagne più corose al mondo. La Mulzdag Tower, o Torre Mulzdag, è una torre che si erge nel ghiacciaio del Battoro, non lontano dal K2. In Pakistan, in particolare nel Gilgit-Baltistan, la regione autonoma, è alta circa 7200 metri. È stata fotografata per la prima volta da Vittorio Sella nel 1909, durante una spedizione al K2. Le cime gemelle, viste da una certa angolatura, appaiono come un enorme dito verso l'alto. Oggi è considerata una delle montagne più belle in assoluto. Abbiamo poi Monte Viso, che si trova al confine tra Francia e Italia nelle Alpi Cozie, ed è una piramide che si erge da circa 500 metri e può essere vista da grandi distanze. Secondo molti, Monte Viso è quello che ha ispirato il logo della Paramount Pictures, il famoso logo dell'azienda americana che produce film. Oggi è patrimonio dell'UNESCO. Successivamente abbiamo il Monte Thor. Il Monte Thor si trova nelle terre di Baffin, nel Canada orientale, ed è alta circa 1600 metri. Sembra poco, ma considerando che si erge direttamente dal mare, genera una parete verticale di circa 1250 metri, considerata una delle più grandi al mondo. Abbiamo poi il Monte Gogga in Cina, si trova nel Sichuan, ed è il più a est, la più grande montagna a est sopra i 7000 metri, ed è anche la terza montagna più alta fuori dall'Himalaya e il Karakoram, dopo il Tirichimir e il Kongurtag. Ovviamente, essendo in una catena montuosa meno imponente, risulta come montagna molto grande. Abbiamo poi il Nansha Barba, che, come abbiamo accennato prima, è una montagna del Tibet, ed è anche lei il picco più a est fra quelli considerati molto alti, visto che raggiunge i 7700 metri, e in aggiunta ad essere una delle montagne più alte al mondo, è anche la terza più prominente dopo l'Everest e il Nanga Parbat in Himalaya. Abbiamo poi la piramide di Bol, che è rimanenza, un frammento di un vulcano che c'era circa 6 milioni di anni fa. È alta 560 metri ed è lunga poco più di un chilometro. Si trova a circa 640 km dall'Australia, quindi risulta come un enorme scoglio isolato dal mondo. È famosa anche per detenere un insetto steco che si riteneva estinto, ma che grazie a questo scoglio è potuto sopravvivere, trovando riparo appunto in questa zona, dopo aver navigato per caso su un tronco da un'altra isola dove si stava estinguendo a causa dell'importazione di alcuni animali che lo avevano decimato. Abbiamo poi il Monte Kenya, che è la più alta montagna del Kenya e la seconda più alta dell'Africa, con i suoi 5200 metri. È uno strato vulcano molto antico che si riteneva fosse alto 7000 metri e attualmente ospita 11 piccoli ghiacciai che oramai sono solo più dei nevai, e anche questa montagna ospita specie interessanti sia di animali che di piante. Ora vediamo un'ultima interessante comparazione di oggetti creati dall'uomo confrontati con le montagne più grandi del mondo e del sistema solare.